Buongiorno ragazzi, a breve torneranno le live, torneremo a pieno regime, perché ci chiedete live sulla situazione economica dell'Inter. Faccio un breve assunto della situazione attuale. Il patrimonio netto è migliorato, sì, ma non è che sposti più di tanto la situazione debitoria, il patrimonio netto, che comunque ora è a posto. Perché c'è Marotta lì? Perché Marotta era quanto di più credibile poteva mettere un fondo che di calcio non sa nulla e che non gliene frega nulla. Ecco perché Marotta è là. Poi Giuse, CDA in videoconferenza con gente sparsa in tutto il mondo, è una roba assolutissimamente normale, non ci vedo nulla di strano. Le cose strane le vedevamo con Zango, i CDA registrati, non con Oaktree. Quindi le opere che sta facendo Oaktree sul bilancio e sui conti sono opere che puntano a costruire un Inter più appetibile sul mercato per la cessione, perché Oaktree vuole cedere l'Inter il prima possibile. Come dicevo, il patrimonio netto non sposta di molto l'indebitamento, però comunque c'è un abbassamento dei costi, c'è un aumento dei ricavi. Comunque un'azienda si sostiene da sola, è molto più appetibile sul mercato. Queste sono cose semplici che tutti noi sappiamo. Quello che non sappiamo è che continuano ancora i tutt'apposteri, i mercati da 9, i mercati da 10, quello farà 30 gol, quell'altro ne fa 80, quell'altro non è venuto perché doveva andare in galera. Gudmundsson assolto Gudmundsson. Gudmundsson era il giocatore che a noi serviva come il pane, come acqua nel deserto, perché è un giocatore saltaluomo che crea superiorità numerica, che crea imprevedibilità, che può giocare punta esterna, che può giocare sotto punta, può giocare secondo punta. Era un giocatore clamoroso che a noi serviva, ma che purtroppo non è che non è stato preso per il processo, perché altrimenti a Firenze non sono malati di mente a prendere Gudmundsson. Non è stato preso perché non si volevano investire questi. Buongiorno, non è stato preso perché non si volevano investire questi. Bisogna finirla con le favolette tossiche di certi YouTubers che parlano dell'Inter, che sono i tutt'apposter, che gli vanno tutto bene e che spacciano per campioni giocatori che fino a 29 anni giocavano a calcetto sullo sterrato. Dovete farla finita, avete rotto i coglioni. Siete voi il male dell'Inter. Voi siete il male dell'Inter, che vi va bene tutto, qualsiasi cosa. Se vi fanno un peto in faccia, a voi va bene, a noi no, va bene, a noi non ci va bene. Nulla toglie l'impegno, la dedizione e la professionalità di questi ragazzi, che vanno ringraziati, ma migliorano i conti, ma l'età va avanti. 37 anni, il fulcro della difesa dell'Inter è stato operato di pubalgia e da 37 anni. Quest'anno non ha investito un euro in difesa. Palacios a me piace, ma ancora a quanto pare Inzaghi ne saprà più di me, non è pronto, altrimenti lo metterebbe in campo. Se investi zero su una difesa che hai il tuo top a 37 anni, me lo dici dove vuoi andare con i cinesi? Dove vai? Davanti, Taremi, Arnautovic e Correa fanno un'unghia di Gudmundsson. Questi tre fanno un'unghia di Gudmundsson. Davanti siamo messi uguale all'anno scorso. Se non segnano quei due, non segna nessuno. Darmian, rispetto all'anno scorso, calo drastico a livello fisico. Cosa diavolo aspettate a rinnovare il contratto a Dumfries? Vorrei sapere io. Cosa diavolo aspettate? E basta con questo buonismo che va sempre tutto bene, perché nella vita in generale non va mai tutto bene. Ci sono gli alti e i bassi, ci sono i momenti positivi e i momenti negativi. E la stessa identica cosa è all'Inter. Io sono contento comunque perché nonostante tutto l'Inter sta facendo dei buoni risultati per quello che è stato l'investimento paritetico a zero. Non voglio nemmeno criticare l'acquisto di Joseph Martinez, del portiere, perché è un portiere che a me piace. Lo stesso argentino Palacios è un ragazzo che a me piace e che può essere interessante. Non voglio arrivare a criticare come molti di voi dicono: ma quei 20 milioni andavano spesi da un'altra parte. Ok, ma ormai li hanno spesi lì. Se
senza cognizione di causa, perché quelli sono acquisti per far crescere il valore della rosa, non sono acquisti per far crescere le performance della rosa. E questo bisogna capire, perché l'Inter ad oggi è in mano ad un fondo speculativo che sono degli squali che bevono il sangue, come dice Effenberg, che dell'Inter non gliene frega un cazzo, e se la vogliono togliere di torno il prima possibile, stadio o non stadio, perché nel 2090 siamo ancora qui a ragionare dello stadio. Quindi questi youtubers, questi tutto a poster, mercato da 9, mercato da 10, quello farà 30 gol, quello ne fa 51, quello è più forte, avete rotto i coglioni. Bisogna dire la realtà delle cose, le cose stanno così. Per quello che riguarda me, io quest'anno prendo quello che viene. Per me comunque l'Inter sta facendo un buon lavoro, perché quando investi zero dove vuoi andare? Siamo la squadra più vecchia della Serie A, tra le più vecchie in Europa, quindi questa squadra dà quello che può dare. E io comunque vedo una squadra, nonostante gli errori di inizio stagione, vedo sempre una squadra, tranne il derby, che dà tutto in campo, e per me è quello l'importante. Ciao Inter!